Ferma, che mi stavo appostando perché volevo provare sotto quella pianta lì. Oh, ma guardate chi c'è! Ma guardate chi c'è nel fosso che ci sono tantissimi pesci, guardate! Lo vedete? E qui c'è più pesce che acqua, una quantità industriale di minutaglia, eh? Pesci di tutte le taglie, di tutte le misure. E lì sotto c'è il silurotto. E lì sotto, guardate, vediamo se stai lì. E io lo sapevo, anche l'altra volta sapevo che dovevano esserci silurotti anche qui dentro. Stai lì, ok, tu torna. Anzi, stai lì un attimo in acqua. Un attimino, così, tanto sei in acqua. Stai lì. Ah, guardate lì che si sta alzando. Lo vedete? È lì. È lì, è lì, è lì, è lì. Guardate che tana che c'è lì sotto. Chissà quanti ce ne saranno di siluri qui dentro. Piccolini, però ce ne saranno un sacco. Avete visto che tana? Come cazzo fai adesso? Ho perso l'occasione buona quando era lì. Comunque questo va veramente. Guardate quanto è profonda la tana. Niente, c'è la tana troppo profonda, ma chissà quante ce ne sono. Usano le tane delle nutrie per rifugiarsi, ma ce ne saranno una quantità industriale anche qui, sapevo che dovevano esserci. Eppure avete visto sto fosso, quanto pesce c'è dentro. Quanto pesce c'è dentro. Cioè, lasciamo andare la carpotta. Vai. Se non era per te, non vedevo il silurotto risalire, perché veramente sono. Vai. Dai. Ciao, bellissima. L'avete visto il silurotto, risalire? Piccolino, ma chissà quanti ce ne sono qui dentro. E che hanno un sacco di punti rifugio. Ecco qua. Comunque, nel fosso che c'è più pesce che acqua, ci sono anche i siluri. Vai, bene.